Media Gol. Approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio. Ma io ripeto, io sto bene. Sto bene, mi sento bene. Stiamo lavorando tantissimo. Forse diciamo che negli ultimi ritiri che ho fatto, questo è quello dove sto lavorando di più. Non mi sono mai fermato. E questo è importante, fisicamente mi sento bene, posso solo crescere, quindi spero per me e per la squadra di ripetere un po' quello che ho fatto l'anno scorso, anche perché poi, ripeto, ho la possibilità di aumentare ancora di più il mio bottino con la maglia del Palermo. Sono a 4-5 gol adesso, non ricordo, da arrivare ai 100 gol in Serie A, quindi questo è un altro obiettivo che vorrei raggiungere. Quindi i miei obiettivi personali ce l'ho, che magari sommando gli obiettivi della squadra sicuramente posso fare bene, però è sempre il campo poi quello che parla. Sì, ieri nell'incontro che abbiamo avuto col presidente, lui accennava al fatto che aveva preso l'impalla nell'ipotesi che tu fossi andato via. Ora siete rimasti, ti è venuto lui, tu sei rimasto. Ecco, intanto volevo un tuo giudizio sul tuo ragazzo, e poi anche in queste prime amichevoli ho visto che tra di voi c'è già una buona intesa, insomma c'è la possibilità anche che involontariamente si possa creare una coppia d'attacco molto. Sì, no, a me lui piace tantissimo. Poi il ragazzo che ha 18 anni, quindi ancora magari strutturalmente si deve creare, e siamo qui per quello, no? Per farlo crescere, e per fargli capire che comunque il campionato italiano è diverso da quello argentino. Però lo vedo molto, molto preparato, molto voglioso comunque di imparare. E secondo me può fare bene in prospettiva, ma spero già da subito può fare bene. I colpi ce li ha, quindi se si mette a disposizione un po' come tutti su quello che vuole il mister, secondo me può fare bene da subito. Poi quello che un po' che ci auguriamo tutti, no? Per lui, ma anche per la squadra, per noi, certo. Che Palermo sta nascendo con Sannino? Ma diciamo che stiamo lavorando bene, tanto ognuno di noi segue un po' il mister su quello che ci chiede, e quello che mi auguro io, oltre a vedere una squadra che gioca bene a calcio, e vorrei vedere una squadra, e penso che è un po' anche nelle caratteristiche del mister, una squadra che non molla mai, qualsiasi comunque sia il risultato, il momento della partita o il minutaggio, comunque una squadra che non molla mai, va su tutti i palloni, ognuno corre per un altro compagno, ci si dà una mano tutti, una squadra vera insomma. E penso che stiamo lavorando anche per quello, il mister ce l'ha come caratteristiche, quindi penso e spero di vedere una squadra così. Cosa cambia per te praticamente? Ma di solito lui gioca con 4-4-2, quindi si gioca con due punte, quello che ho sempre fatto. Vorrà dire, magari, non lo so, lui chiede anche tanti sacrifici in fase difensiva, però sono pronto a farli. Poi ripeto, davanti siamo tanti, quindi ha diverse possibilità, diverse scelte, però per me non cambia niente. Dybala più Rios cosa significano per questa squadra? Ma sono due giocatori che possono dare qualcosa in più a quello che è la squadra, nel senso che tutto quello che viene e giocatori bravi che ci possono dare una mano, ben vengano. Quindi speriamo, come ho detto prima, che si possano trovare bene e possono dare una mano a questa squadra a fare bene e a cercare di portare il Palermo sempre più in alto. Ciao Fabrizio, Marco Russo, del Ciao. Valle di Sicilia. La tua propria impressione sul mister Sannino, che te ne pare a livello anche umano? E poi soprattutto come stai a livello fisico, atletico, visto che ieri il presidente Zanfanini ci ha detto che hai qualche chiletto di droga? Sì, lui dice sempre così, però ormai, vabbè, se...
se ho sempre questi chili e faccio 16-17 gol all'anno, ben vengano. Magari dimagrisco e faccio 3 gol all'anno, come fanno tanti. Quindi, però va bene, ho visto tanti di giocatori che stanno bene fisicamente, che hanno 18-20 anni e che il ritiro si fermano, e io invece magari vado avanti, però sto bene, poi vediamo, qua abbiamo uno staff, abbiamo un esercito, c'è più staff che giocatori, quindi sto mangiando e sto facendo tutto quello che mi dicono loro. Forse se andavo a Dubai con Ramadan mangiavo di più. Sì. Quindi vediamo. Su Sannino, che ti devo dire, l'ho detto, la prima impressione che ho avuto è stata ottima. Sul campo è ottima fuori, è una persona un po' come piace a me, uno che sa qualcosa te la dice in faccia, non si nasconde dietro niente. Almeno per adesso l'impressione che ho avuto è questa, quindi sicuramente è un uomo prima che un allenatore. Ciao Fabrizio, tornando al discorso di Dybala, ieri il presidente ha detto che tu devi essere anche da guida per questo calciatore, sottolineando la tua importanza all'interno dello spogliatoio. E poi un'altra domanda in merito alla condizione della squadra in questa, diciamo, ormai metà parte del ritiro: a che punto siete dal punto di vista sia della condizione fisica e atletica, ma anche della recepito l'idea di calcio da parte di Sannino? Sì, no, ma ripeto, l'idea del mister è molto semplice: 4-4-2, dove i movimenti della punta sono quelli, sono due o tre movimenti, e quindi l'idea del mister ce l'abbiamo un po' chiara, anche se è da poco che lavoriamo insieme, però ognuno di noi sa quello che deve fare. È normale che adesso magari qualcosa viene meno per i carichi di lavoro che abbiamo, però il concetto ce l'abbiamo tutti su quello che dobbiamo fare. Per quello spero, magari quando le gambe saranno a posto e quando saremo al top, come ho detto prima, di trovare una squadra che non molla mai sogni palla. Questo è quello che spero e che mi aspetto. Quanto riguarda, ripeto, io sto bene, mi sento bene, no, fisicamente sto bene, ho dalla mia che ho un fisioterapista che mi segue 24 ore su 24, quindi qualsiasi problema è com'è, e ho anche dall'altra parte il fatto che sto facendo allenamento senza mai fermarmi, e questo mi aiuta comunque a mettere benzina nelle gambe e poi cercare di andare avanti. Però io personalmente mi sento bene, un po' stanco, però ci sta, il ritiro è sempre così. Ultimi due. Ciao Fabrizio, Alberto Giambroni. Quest'anno, oltre al decimo anniversario di presidenza Zamparini, si festeggia un altro decimo anniversario, quello tuo, dall'esordio in Serie A, 15 settembre 2002, contro la Regina con la maglia del Torino. Qual è il ricordo più bello che ti porti questa carriera in Serie A, in generale, e con la maglia del Torino? Ma forse ricordo più bello è il primo anno, forse, quando ho esordito proprio in Serie A, che Trapattoni mi portò in nazionale, mi fece esordire con la nazionale, poi con la maglia numero 10 tra l'altro, quindi quello forse è stato il periodo più bello fino adesso. Con la maglia del Palermo penso che l'anno dimenticabile, quando siamo arrivati, che poi siamo arrivati a sfiorare la Champions per un punto in casa con la Sampdoria. Vivere quell'atmosfera e giocare quella partita è stato proprio, penso, il punto più alto, insieme alla finale di Coppa Italia, però che purtroppo non l'ho giocata, quindi se devo scegliere fra una e l'altra scelgo quella partita là con la Samp, nonostante mi sia fatto anche male, no? però se proprio devo scegliere scelgo quella. Due cose, Fabrizio. Col senno di poi hai pensato cos'è che è andato l'anno scorso in Palermo, che ha disputato il peggiore campionato, diciamo, da quando è tornato in Serie A, 62 gol subiti, ma non solo quello, insomma, hai capito il tuo col senno di poi cosa è successo? Ma io un'idea me la sono fatta, nel senso che è una serie di cose, no? C'è stato comunque una rifondazione totale a quella che era la squadra, perché abbiamo cambiato 8-9 giocatori che comunque giocavano i titolari di quella squadra dell'anno prima.
abbiamo preso altri giocatori nuovi, quindi si è aperto un nuovo ciclo. Abbiamo cambiato 3 allenatori nell'arco di un anno, 3 direttori sportivi, tante cose che una messa insieme all'altra poi ti portano a fare un campionato di sofferenza come quello che abbiamo fatto l'anno scorso. Quindi spero veramente che quest'anno faremo bene, daremo un'impressione di squadra, ripeto, una che gioca su tutti i palloni, che non molla mai, un'impressione che una squadra che può sempre fare male, proprio perché per sperare che il mister possa restare più a lungo possibile, in modo da aprire un ciclo con questo allenatore. Sì, ci ho pensato. Giulio come tra l'altro Barzaletti, per me, oltre che ad essere un compagno, è come un fratello per me, nel senso che insieme noi tre abbiamo passato un po' di tutto, sono 5 anni, abbiamo vissuto momenti bellissimi, a momenti un po' di tensione, quindi abbiamo condiviso tante cose. E quindi se dovessi parlare personalmente e un po' egoisticamente, preferirei che Giulio restasse qua, nel senso che non si farebbe niente con nessun'altra squadra, però lui è un ragazzo eccezionale, forse qua ha dato tutto e qualsiasi sua scelta secondo me bisogna rispettarla un po' tutti. Prenderla sicuramente con soddisfazione per quello che ha fatto per questa maglia e augurargli il meglio sicuramente. Per quanto riguarda Barzaletti non lo so, spero fortemente che rimanga, perché poi dall'altro lui vorrebbe anche restare, da quello che ho capito, non lo so, quindi spero si possa trovare l'accordo e che resti con noi. Fabrizio, parlando al di là che ci tengo a Federico come persona, ma spero rimanga, perché adesso come adesso, secondo me, come esterni di sinistra è uno dei più forti, se non il più forte che c'è in Italia, e se l'ha fatto vedere infatti agli europei. Fabrizio, parlavi prima dello staff del Palermo, ci racconti del rapporto speciale e particolare anche con il mister Francesco Baiano? Ciccio lo conosco da tantissimi anni, è uno che a me piaceva tantissimo quando giocava, un po' magari aveva anche le mie stesse caratteristiche, no? Poi abbiamo giocato insieme nella Ternana con lui, e quindi ritrovarlo sicuramente è stato un piacere per me. A titolo di capocannoniere ci ha mai pensato, visto che parlando di Ibrahimovic? No, perché non ci ho mai pensato, perché lo dimostra il fatto che, non so se è un bene o un male, però penso sia un bene, che oltre a fare gol ho fatto non so quanti assist ogni anno, quindi ho proprio il piacere di far segnare anche i miei compagni, quindi penso che lo dimostra quello, il fatto di non aver mai pensato a vincere il titolo di capocannoniere, però sicuramente fare gol è molto bello, quindi spero di ripetermi anche quest'anno. Grazie. Io no, aspetta, volevo dire una cosa, volevo ringraziare per questi 5 anni che abbiamo fatto, e io comunque ne so qualcosa perché ho avuto anche dei problemi. Volevo ringraziare il dottor Matracia, il dottor Puleo e comunque due fisioterapisti, Lorenzo, Francesco e Anton stesso, comunque che quest'anno si è deciso di cambiare staff, uno staff medico comunque di altissimo livello, e ce ne sono, come ho detto prima, c'è un esercito di persone, forse sono più di noi, magari qualcuno tesseriamo pure, però secondo me ringraziare delle persone che a questa squadra hanno dato tutto è il minimo. Stiamo parlando di persone che stavano nel Palermo da 25 anni, chi 20 anni, chi faceva orario continuato come i nostri fisioterapisti, quindi da capitano mi sento comunque
di ringraziarli, ecco, solo questo.